punto è che l'emergenza si lega alla impossibilità di utilizzare le acque dei pozzi, punto. Fatto in breve periodo, è un fatto che la magistratura ha sequestrato i pozzi di Solofra e di Chiusa, quindi è chiaro che i pozzi a valle rientrano in un'area attenzionata. Tutto questo, noi ci avvaliamo dell'acquedotto di Cassano, l'impegno che abbiamo profuso è per cui dell'acquedotto di Cassano c'è un razionamento di sistema che è di livello provinciale. Ora tutto questo deve favorire il rendimento oltre il livello del serbatoio di Aterrana per dare erogazione idrica al territorio in modo normale. Per assicurare la regolarità di questo funzionamento a noi servirebbero almeno altri 8 litri al secondo, per cui adesso abbiamo fatto come altocalore e come ATO questa definizione tecnica e la cosa è stata chiesta alla regione come autorizzazione, perché non è solo Montoro, questo scompenso riguarda gran parte della provincia. Se ci danno questi 8 litri e riescono a razionalizzare il sistema, noi avremmo risolto definitivamente la cosa. Però è chiaro che resta fuori tutto il bacino idrico montorese, perché andiamo a inserire in un altro sistema idrico sul quale già graviamo. La mia preoccupazione è per l'amblestato, cioè il problema dell'inquinamento dei pozzi, guardate, che viene ereditato, è una cosa drammatica, più di quanto si possa immaginare. La magistratura sta facendo le indagini, si è preso altri 6 mesi, che bisognerebbe di mettere mano su pozzi dove, a parte tutto quello che c'è da fare, a dei chiudi, a dei chiudi, a tetracodena, a basilei, aspetti che sono delicatissimi.